Buonasera. Dove lo devo indirizzare? Scusate. Io voglio illustrare queste slide per indicare appunto qual è lo stato della scuola, lo stato dell'istruzione, per smontare appunto questa riforma Gelmini, sia nella scuola e in piccola parte anche nell'università, e poi farò delle piccolissime considerazioni, cerco di essere veloce e loro mi interromperanno. Vedete quel numero là in fondo, 36.640, sono il numero degli alunni che sono aumentati l'anno scorso rispetto al 2008. Allora la cosa interessante è questa: gli alunni aumentano, sono aumentati anche grazie all'apporto degli alunni stranieri, quella scala là in fondo verde, che sono passati da 86.000 a 628.000. Non funziona però. Sì. Questa è un'altra slide, vi fa vedere che sul totale degli insegnanti in Italia, 800.000, 26.326 sono i docenti di religione, gli insegnanti a tempo indeterminato sono 678.000, però ogni anno circa 120.000 insegnanti, 93.000 più 12.000, 23.000 sono insegnanti a tempo determinato, vengono assunti ogni anno a settembre e poi licenziati ad agosto o a giugno alla fine delle attività didattiche, e questo evidentemente perché quei posti sono scoperti, servono, non si stabilizzano, non vengono stabilizzati gli insegnanti e si abusa del lavoro precario. E come abbiamo visto prima, invece, gli studenti rispetto al 2008 sono aumentati. La prossima, sì. Gli insegnanti quest'anno sono stati tagliati nel numero di 23.527, l'ultima cifra là in basso nel grafico. Quindi aumentano gli alunni, gli insegnanti vengono tagliati, le classi diventano più numerose, prego. Le classi diventano più numerose e questo va ad aggravare la didattica, perché dobbiamo andare ad insegnare nelle situazioni urbane più grandi in classi di 30 alunni. Oramai le cifre si sposteranno tra i 26 alunni numero minimo e i 30 numero massimo, tranne l'eccezione delle piccole realtà locali. Questa è la sede storica dell'andamento nelle scuole italiane di alunni, classi, docenti. Se controllate, dal 98 fino ad oggi gli alunni sono aumentati, quindi sfattiamo anche l'idea che gli alunni nella scuola italiana siano pochi e stiano diminuendo, ma proprio per l'apporto dei figli immigrati stanno andando aumentando nel tempo, e questa cosa si sta verificando lentamente anche in Sardegna. In questo modo stanno aumentando gli alunni nell'elementare, nella scuola dell'infanzia, mentre invece si stanno diminuendo alle medie e soprattutto nelle superiori, perché comunque la Sardegna è la terza regione italiana, era la terza nel 2008 per abbandono e dispersione scolastica. Vuol dire che i piccoli stanno aumentando, poi però li perdiamo per strada. Noi dovremmo invertire questa tendenza e sviluppare un lavoro individualizzato per cercare di non perdere quegli alunni che poi passano alle medie e alle superiori, e per aumentare il numero dei diplomati e di conseguenza anche la possibilità degli iscritti nell'università. Per piacere, sì, allora questa possiamo andare anche all'altra velocemente. Sono semplicemente i tagli che sono stati fatti nell'istruzione, 8 miliardi di euro programmati con la legge 133. Quella parte che vedete azzerata è il fondo che veniva dato alle scuole per comprare il materiale, cioè oramai le scuole non hanno più un fondo per acquistare carta, materiale, insomma, per le piccole spese che servono per il funzionamento ordinario di una scuola, e invece meno 72,4% è la riduzione del finanziamento per le supplenze brevi. Cioè le supplenze brevi hanno visto una riduzione del finanziamento che va ad incidere sulla didattica, perché i dirigenti, avendo meno fondi,
chiamano meno supplenti e spesso le classi rimangono scoperte per brevi periodi, però i brevi periodi durante l'anno scolastico sono tanti. Inoltre su questo incide anche il fatto che abbiamo tolto le ore a disposizione degli insegnanti, in particolar modo nelle scuole medie, senza considerare che spesso un insegnante potrebbe assentarsi anche solo per un giorno, per una febbre, per una malattia, oppure un insegnante potrebbe essere utilizzato insieme ad un altro collega per portare una classe fuori dall'istituto per un viaggio di istruzione o altro. In quelle giornate quelle classi rimangono scoperte, e succede spesso nelle scuole, allora gli alunni vengono divisi nelle altre classi, sovraffollando le classi che sono già sovraffollate. Prego. Questa è un'altra slide, l'ho voluta inserire per farvi vedere questo, che la legge 133 è stata promossa controllando i livelli di apprendimento degli alunni nelle scuole italiane. I livelli erano bassi, però questi livelli, il dato puro non è stato analizzato. Le scuole elementari erano le migliori d'Europa e forse anche del mondo, e avevamo dei livelli bassi per le isole, dove ci sono difficoltà, delle problematiche di tipo territoriale, e poi vedete quel verde scuro sono i figli degli immigrati che hanno dei ritardi scolastici, ce li hanno perché loro devono essere seguiti in maniera particolareggiata. Se un alunno ha una lingua madre che è differente da quella italiana, ovviamente dovrà avere più dovrà essere seguito in modo differente, ma io vorrei portare l'attenzione un minuto era nulla, il tempo è volato, aggiungo solo questo, che non ci può essere futuro se non si investe nell'istruzione. I finanziamenti per l'istruzione ci sono, il gruppo Sbilanciamoci ha elencato una serie di voci da cui si potrebbero trarre 32 miliardi di euro, una di queste è la riduzione delle spese per l'esercito, per l'armamento italiano. Grazie. Grazie a Cristian.